Buongiorno a tutti, cominciamo questo video con Milka. Cominciamo questo video dal camper perché fuori non sappiamo se riusciamo a parlare, perché siamo a Marta sul lago di Bolsena e stanotte verso le 2 è iniziato un vento pazzesco che prosegue tuttora. Adesso andiamo a farci un giretto per il paese così e vediamo se riusciamo a fare qualcosa e non farci portare via. Che picco quel gabbiano. Aiuto! Andate voi, io non vengo. Perché là c'è un bambino che... disperso. È strano questo posto. Ma non è un bambino, è una bambola. Sì. È tramontana? Sì, o grecale o tramontana, però è talmente fredda. Allora, non so quanto vedremo perché questo vento è molto forte e molto freddo. Io sono fuori da 5 minuti e ho già voglia di scappare in camper. No, adesso andiamo a fare un giretto così, poi vediamo, poi si riparte. Noi siamo parcheggiati qui nel parcheggio del porto. Non fa abbastanza freddo per farvi vedere una laggeggiata per cui Marta è famosa. Quando soffia la tramontana, l'acqua del lago ghiaccia sugli alberi, sul muretto, sul lungo lago. Fortunatamente non fa abbastanza freddo, però fa freddo lo stesso. Ci stanno ghiacciando le mani, i nasi. È già rosso? Sì. Ah, ecco, dai, andiamo. Io non ho portato i guanti e mi si stanno già staccando le dita. Siamo alla torre dell'orologio che è simbolo di Marta. Dipende quanto è lontana la torre dell'orologio. Oh, è dietro. Andiamo. Andiamo. Un po' di sole caldino, si gela. Questa è la situazione vento. Solo non si vedono i due leucorni. Questo perché sulla torre dell'orologio, che è il simbolo di Marta, c'è lo stemma della famiglia Farnese che ha dominato tra le altre famiglie Marta. Perché Marta è passata un po' di famiglia in famiglia. Ha avuto una storia un po' rocambolesca. Adesso facciamo una fuga a vedere il borgo dei pescatori e anche se purtroppo ci sarebbe altro da vedere, dobbiamo andare in camper perché dobbiamo partire per il sud, ma non vi diciamo dove andiamo, ve lo diciamo nel prossimo video. Dai, perdiamoci un po' nelle viuzze di Marta, che sono così caratteristiche, prima di tornare. Sant'Antonio, via della Gavettona, per la torre. Milka!
Siamo arrivati al borgo dei pescatori. Il lago di Bolsena è il lago di origine vulcanica più grande d'Europa. Quella è l'isola Martana e si dice che venne rapita prima e uccisa dopo la regina dei Goti a Malassunta. Infatti qua tutto si chiama Malassunta. Nelle notti di tramontana e di luna piena si sente lo spirito aleggiare per Marta. Tu stanotte hai sentito qualcosa? Io sì, perché siamo col camper proprio di fronte all'isola Martana. Un consiglio: se venite, almeno una giornata ci va dedicata, perché è proprio un bel paese da vedere e in una bella giornata senza vento merita molto. Avevate dubbi? Adesso andiamo in camper e si riparte. Arrivati in camper, che pace che c'è qua! Non sembra, ma la tramontana tramortisce. Adesso ci prepariamo per partire. Ciao a tutti, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordiamo di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao, alla prossima. Ciao.